comune di Capolona, anno domini 2024, ma potremmo dire anche 1960-50, perché alle nostre spalle insomma c'è una rievocazione di un qualcosa che accadeva, che era molto usuale nel dopoguerra. È la rievocazione della festa paesana di una volta. Oggi facciamo tutte le feste paesane in tutti i paesi, cene, regalate, che balle e così via. Una volta la festa era la battitura nell'aia, perché la battitura nell'aia voleva dire mangiare tutto l'inverno, a seconda poi del risultato, quindi era veramente importante. Poi c'era la società di mutuo soccorso dei contadini, che tutti l'uno con l'altro partecipavano alle battiture nell'aia di ciascuno, in modo tale da portare quella manodopera che era necessaria per poter battere, e poi il giorno e la sera grandi mangiate, perché era l'occasione dell'anno anche per mangiare, soprattutto per mangiare l'ocio. Anche per trovare moglie. Anche per trovare moglie, vero, vero, vero. Quante storie dietro i pagliai che sono nati. Ora noi qui la scala c'è, ma il pagliaio non è più capace nessuno a farlo. Però allora, quante storie dietro i pagliai. Quante macchine storiche, perché insomma queste sono macchine storiche, sono state impiegate? No, qui oggi abbiamo due macchine, una del 52 e una del 53, che sono due trattori Landini a testa calda. Più c'è questa macchina, questa IMAS 80, perché è la larghezza della bocca della macchina che dà la dimensione della macchina stessa, e più la scala che serviva per fare il pagliaio. Poi c'è questa macchinina qui che è per battere il Gran Turco, che è di mostra, però se di settembre facciamo la festa dell'uva sarà questa che sarà la protagonista, perché batterà il Gran Turco. Ecco, ma il termine battitura perché? Perché? Perché una volta il grano si batteva, non è che c'erano le macchine atte appunto a ripulirlo dalla spiga. La battitura originalmente veniva fatta con dei bastoni, cioè il grano veniva messo nelle aie e poi con dei bastoni veniva pestato in modo tale da togliere la paglia e far rimanere il grano da solo senza spiga. Sicuramente c'erano anche altri risultati, non lo so, perché bisognava essere bravi per recuperare tutto il grano che c'era nella spiga. Comunque sia, il grano veniva battuto. Questa iniziativa è stata resa possibile alla comunità di Vibiano? Quali sono state le forze in campo? Questa è dalla compagnia, si chiama Venerabile Compagnia di Vibiano, che ogni anno organizza questa battitura. Poi per Ferragosto c'è la festa paesana, la festa del paese, che è di Santa Maria, e poi fine settembre c'è la festa dell'uva. Quindi facciamo queste tre manifestazioni per avviare il paese e soprattutto per far ritornare i luoghi nativi molta gente. Infatti stavamo un po' facendo un po' di conti, quante persone ci risiedono e quanti invece tornano magari per iniziative di questo genere. Ma ti devo dire che in questi ultimi anni queste casse sono state tutte ripopolate, sono state tutte restaurate e sono abitate da gente stanziale, quindi gente che ci sta proprio tutto l'anno. Magari le vedi poco perché vengono a dormire, la mattina si vanno a lavorare e così via, però in effetti ci stanno tutto l'anno con moglie e figli, soprattutto nella parte alta del paese, mentre la parte più bassa è un po' abbandonata, ci stanno pochissime persone. Quindi c'è un po' un ritorno alla campagna, qui siamo anzi in piccola collina, ma insomma comunque alle aree un po' più rurali. Sì, soprattutto qui, in quest'area qui di sopra sì, è stato recuperato un po' il tutto. Poi sai, tutti gli agriturismi che sono stati creati, quindi diciamo che la maggior parte delle case sono tutte recuperate. Poi quassù ci stanno fissi, altri ci stanno soltanto magari per fine settimana o durante le vacanze. Allora noi lasciamo la linea di questo nostro piccolo speciale alle immagini, insomma un racconto vero e proprio della battitura e poi anche di questa bella cena dove voi avete rievocato quello che è il menù contadino. Esatto, sì, stasera infatti a cena maccheroni e ocio, perché avevamo a cena ci poteva essere o minestra con la grandinina e ocio, oppure maccheroni. Siccome oggi non facciamo la cena e basta, perché magari i maccheroni li facciamo il giorno, stasera maccheroni e ocio e musica. Thank you.
questo è il risultato della battitura? Esatto, questo qui, come vedete, è bello quello che viene. Quello che la trebbia riesce a tirar fuori da una semplice spiga. Sembra, ma ci vuole il tempo, ci vuole la cura e soprattutto ci vuole l'abilità del macchinista per regolare la trebbia, perché non è semplice, che a ogni chicco di grano, orzo, fave, qualunque sia il frumento, c'è una regolazione per la trebbia. C'è il vento, c'è il battitore, ci sono i giri, c'è l'inclinazione del vento, cioè a ognuna, e poi dopo si arriva a questo risultato, togliendo tutte le impurità che ci sono, perché viene tolto i malsemi, cioè veccia, favino, se c'è parecchio, ci sono le rombici da noi, tutti i semini piccoli vengono tutti tolti, però per arrivare a questo ci vuole la regolazione della trebbia. Innanzitutto la livella, non so se vedete, va messa in piano, poi c'è un altro piano dalla parte di là, che la trebbia va tenuta leggermente inclinata in avanti, perché se va indietro corre troppo e magari fa qualche perdita alla paglia, invece tenendola un pochino a vizio, giusto, allora corre meno e riesce a pulirla meglio. Sono tutti piccoli accorgimenti che si riesce a risolverli solo con il tempo, questi. Ecco, ma questi sono tutti accorgimenti che voi vi siete tramandati di padre in figlio? No, da nonno, bisnonno! Quelli che erano i macchinisti, quelli che erano i famosi macchinisti che andavano nell'AIE, da uno all'altro, tutte le varie regolazioni, poi ci vuole la passione. Senza passione non si fa niente. Oggi questa, insomma, è diventato un bellissimo ricordo, riuscite a coinvolgere anche i giovani? Beh, come vedete, l'avete visti, ci sono addirittura giovani che gli abbiamo insegnato a imboccare, perché lassù il lavoro è pericoloso, Non so se avete mai visto come è fatta questa qui, perché quelle più moderne avevano il portamanne e non c'era problemi, che buttavi lì la manna, faceva tutto da solo. Qui bisogna imboccare a mano. Imboccare a mano significa mettere le mannelle sciolte nel battitore che gira. Cioè, non è un lavorino poi così delicato, bisogna avere occhio e sapere quello che si fa. E riuscire a coinvolgere tre giovani così per noi è una soddisfazione. Sei uno dei giovani che ci diceva il presidente sono stati coinvolti e hanno questa mansione di buttare giù le manne. Perché impegnarsi in un progetto del genere? È più un discorso di rievocazione storica, per mandare avanti le tradizioni, poi è un divertimento facendolo tra di noi, tra gli amici, è un divertimento alla fine, più che altro. Senti, ovviamente hai vissuto queste cose nel racconto dei nonni, Assolutamente sì, alla fine mi hanno sempre raccontato queste cose. Poi per fortuna, diciamo, sono riuscito a entrarne parte per fare queste rievocazioni e va bene così. Allora, buon lavoro, visto che ti devi tirare su un fazzoletto perché c'è tanta polvere. Eh sì, c'è un po' di polvere effettivamente, sì. Va bene, buon lavoro allora. Queste qui sono le spighe vane, sembrano chicchi però sono vuoti questi, qui il seme è vuoto, capito? Poi, vedi questi qui, questo è il controbattitore, quello è il battitore, quello lassù è la controcassa, per tutte le varie registrazioni che ti dicevo prima, in base alle spighe, alla grandezza e al tipo di roba che è. Poi noi ormai facciamo un lavoro, no? Che siamo abituati. Prendiamo il chicco e lo mettiamo fra i denti per sentire la durezza, se è secco, se non è secco, se ha bisogno di asciugarsi, se c'è l'umidità. Oggi le moderne
tecnologie hanno il misurino apposta, noi facciamo ancora coi denti. Yeah.